Ma lo sai, stiamo per iniziare un documentario su caratteristi italiani? Me ne frega un cazzo. Ci vediamo a casa. Come te ne frega un cazzo, ma... Ora, non mi ricordo il nome. Il caratterista è il sale del cinema italiano degli anni 60 e 70. Il caratterista è una persona che esiste realmente. Cioè, io esisto realmente. Una Sabrina Ferilli non esiste nella vita. Ma dove vanno gli altri attori senza caratteri? Ma che stai facendo? E controlla la luce, scusa. Ma sei già iniziata l'intervista, ma cosa dici? Il caratterista. Mario Carotenuto, sicuramente un guru dei caratteri. Bombolo, la sorella. Gigi Reder. Chiaro, Fabrizio era, poteva essere benissimo. Quello voglio dire, Fabrizio. Ho trovato una mia dimensione. Ho comprato 6 ettari di terra. L'agriturismo. Io non volevo venire a fare l'attore, perché io facevo già tutto un altro mestiere, mi piaceva farlo, il metalmeccanico, il tornitore, il fresatore. L'antipatico, il simpatico, il ciccione, il carattere. Per Dio, te, secco, scavato, tu pari ciucciò dalle streghe. Ecco, te, se tu sapessi anche recitare, saresti un bel caratterista. Ah, quindi sono bello. No, nel tuo caso tu sei talmente brutto e tu saresti un bel caratterista. Cioè, ma pure te, mi porti gli imbecilli dentro casa. E ancora ti porto dietro.